Sono stati presentati i nuovi servizi online dell'amministrazione comunale di Pinerolo. È stata infatti ottimizzata e riorganizzata una parte del sito internet del comune per ospitare una nuova serie di servizi online, un progetto importante che permette di semplificare alcune procedure per i cittadini nella consegna e nella richiesta dei documenti. Sono così stati potenziati i servizi di consultazione, ampliati invece i servizi di prenotazione documenti, ma anche calcolo TASI e IMU, oltre che pubblicazioni di matrimonio che da ora in poi si possono fare solo più tramite internet, oltre che una maggiore modulistica online. In rete è stato messo anche il catalogo del sistema bibliotecario, con la possibilità della prenotazione del prestito e il MUDE, il modello unico dell'edilizia. Inoltre, tramite questi nuovi servizi online, si possono anche verificare le multe fatte dai semafori Vista Red. Si è insediato ieri pomeriggio il Consiglio Metropolitano di Torino, che si è riunito nella storica aula di Piazza Castello, quella che ha ospitato sinora le sedute del Consiglio Provinciale. Il nuovo organismo, previsto dalla legge Delrio, è composto da 18 tra sindaci e consiglieri comunali eletti lo scorso 12 ottobre ed è presieduto dal sindaco metropolitano Piero Fassino. La prossima seduta sarà convocata tra 2 settimane e sarà dedicata alla definizione del nuovo regolamento dell'Assemblea. Fare in modo che nella città metropolitana tutti i comuni, grandi o piccoli che siano, non ha importanza la dimensione, abbiano la stessa dignità e possano essere partecipi allo stesso titolo di tutte le decisioni che qui si prenderanno. Le istituzioni metropolitane ci sono già da molto tempo in altri paesi, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Spagna, perché la istituzione della città metropolitana fotografa un dato della realtà. La città metropolitana c'è anche senza l'istituzione, l'istituzione la riconosce e gli dà più forza. Si svolgerà ugualmente, nonostante le festività di domani, il mercato in piazza Vittorio Veneto a Pinerolo. Interessate quindi la piazza e i viali.